Il Catania è il primo punto del 2011, ma la vittoria continua a mancare da troppo tempo, come del resto accade per il Chievo. Alla fine il pareggio accontenta ovviamente solo i veneti, autori di una gara attenta e determinata e in grado di riprendersi il risultato nella ripresa dopo essere andati sotto nel primo tempo. I rossazzurri, come sempre, fanno tanto fumo e poco arrosto e passano alla mezz'ora solo dal dischetto. Bella l'intuizione di Gomez per Ledesma, Mantovani non può evitare il fallo. Dagli 11 metri Maxi Lopez porta a 5 il bottino personale in campionato. La risposta a Clivenze in questo bolide di Bogliasino che Andukar manda miracolosamente in angolo. Il Chievo parte a 1000 nella ripresa e vuole a tutti i costi il pareggio. Dopo un cross pericoloso che nessuno corregge in porta, ecco il solito Sergio Pellissier. Il diagonale di prima intenzione in velocità e da grande goleador. Ruba il tempo a tutti e fa 1-1. Poi Mascara in campo nel Catania al posto di un non ancora ritrovato Jama, anche Martigno nella mischia. Qualche opportunità, ma il pareggio non si schioda. La partita è stata dura sul piano fisico, no? contro un Chievo che fa della fisicità la sua qualità migliore. I ragazzi hanno giocato per 60-65 minuti al meglio delle loro possibilità. È stata partita equilibrata, una partita dove il risultato di parità ci può stare. Abbiamo perso due punti importantissimi per noi, per il nostro obiettivo, no? Quello della salvezza, e quindi non mi viene bene, sto un po' arrabbiato.